Sistema 118. Dal 21esimo Congresso Nazionale, l'appello per una riforma del sistema di emergenza territoriale. Equo compenso. FNOMCEO e parlamentari a confronto per l'estensione della normativa a medici e odontoiatri. Progetto EcoFood Fertility. A Vicenza, l'incontro nazionale su salute riproduttiva ed ambientale. Valorizzare il sistema 118, i suoi operatori e le varie articolazioni e componenti operative che ogni giorno servono con strenua dedizione lo Stato e la comunità. È questo l'appello lanciato da Mario Balzanelli, appena rieletto presidente nazionale della SIS 118, per il quarto mandato 2024-2026, a conclusione della 21esima edizione del Congresso Nazionale della Società Italiana Sistema 118, che si è svolto a Casa Massima in provincia di Bari. La SIS 118, ha ricordato Balzanelli, attraverso i suoi operatori, medici, infermieri, autisti soccorritori, entra tutti i giorni nelle case dei cittadini, si precipita, non senza rischi e pericoli, sulle strade e interviene con competenza in qualunque ambiente, anche il più ostile, per salvare innumerevoli vite umane. Da qui la richiesta al governo di distinguersi da tutti i governi che lo hanno preceduto da circa 20 anni, avviando la riforma del sistema di emergenza territoriale 118, con nuove possibilità di inquadramento economico per gli operatori e una reale apertura all'innovazione tecnologica e alla telemedicina. Prospettive e proposte particolarmente apprezzate dal presidente della FNOMCEO Filippo Anelli, come quelle che riguardano la sperimentazione di nuove modalità del soccorso tramite il supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Un grazie a tutti i medici del 118 per il loro straordinario lavoro che svolgono ogni giorno per salvaguardare la vita dei cittadini anche nelle situazioni più drammatiche. Un grazie particolare a Mario Balzanelli per aver organizzato un interessantissimo convegno e aver lanciato una delle modalità che diventerà sicuramente straordinariamente utile, qual è il drone che porta con sé un defibrillatore o farmaci o sangue sul luogo dell'incidente. Un'innovazione che sicuramente migliorerà i tempi di intervento e consentirà di salvare ulteriori vite. Un ringraziamento particolarissimo a Sua Eminenza Monsignor Zuppi per aver annunciato il convegno su San Giuseppe Moscati, medico napoletano, oggi patrono dei medici del 118, un convegno che esalterà la figura del medico, della sua disponibilità soprattutto nei confronti degli umili e che si svolgerà a Roma il 6 novembre prossimo venturo. Prosegue l'impegno della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l'applicazione della legge sull'equo compenso alla professione medica. Quello delle prestazioni sottopagate è infatti un fenomeno ancora molto diffuso, nonostante l'approvazione, nell'aprile dell'anno scorso, di una legge che ha come primo firmatario lo stesso Presidente del Consiglio. La normativa, secondo la Premier Giorgia Meloni, è stata indirizzata al riconoscimento e alla tutela della qualità e quantità del lavoro svolto dai liberi professionisti nei confronti dei cosiddetti contraenti forti. Proprio per questo la FNOMCEO ha istituito un apposito gruppo di lavoro con l'obiettivo di promuovere iniziative ed elaborare proposte per garantire all'attività medica e odontoiatrica, come alle altre professioni, compensi non inferiori a un certo livello standard. Tra le ultime iniziative messe in campo, quella di un confronto con le forze politiche e i gruppi parlamentari per verificare la loro disponibilità ad appoggiare la battaglia per l'estensione della legge dell'equo compenso alla professione medica, come spiega il coordinatore del gruppo di lavoro Francesco Alberti. L'incontro che si è tenuto qui in federazione
è stato estremamente importante per quanto riguarda il discorso e la discussione sulla normativa, sulla legge dell'equo compenso che è stata emanata nell'aprile 2023. E il gruppo di lavoro dell'equo compenso, che è stato costituito appunto nel luglio ultimo scorso, ha avuto oggi il piacere di poter incontrare qui in federazione gli onorevoli Rosso e l'onorevole Ciancito, oltre che la senatrice Stefani, che è la relatrice della legge, e discutere con loro quali possono essere gli aspetti da affrontare nella discussione in Parlamento, affinché anche i colleghi medici odontoiatri, liberi professionisti, possano usufruire di questa normativa di legge che ad oggi richiama solo l'attenzione su prestazioni mediche e quindi sanitarie verso enti che abbiano un numero di dipendenti di 50 elementi, piuttosto che un bilancio nell'anno precedente, così dice la normativa di legge, di 10 milioni di euro. Quindi la legge ad oggi non comprende assolutamente quello che è l'attività libero professionale dei medici e degli odontoiatri. Quindi la federazione desidera ovviamente far sì che questa normativa possa essere estesa ai liberi professionisti, normativa che peraltro va a scontrarsi, se vogliamo, cioè le richieste nostre vanno un po' a scontrarsi con quello che è la normativa europea sulla concorrenza. Quindi sicuramente il lavoro non sarà facile a livello parlamentare, però noi ci crediamo molto su questo, e oggi per noi è stata una giornata veramente importante, proprio perché c'è stata la possibilità di parlare, di discutere entrambi, quindi Federazione e Parlamento e rappresentanti del Parlamento, su una tematica estremamente importante per noi. Importante non solo per i liberi professionisti, quindi per i medici e per gli odontoiatri, ma che sicuramente si va a ripercuotere in maniera positiva anche su quello che può essere una migliore prestazione al cittadino, perché ovviamente adeguando i compensi in maniera corretta evitiamo la corsa al minimo, alla minima spesa, se posso usare questo termine, che tante volte va a svantaggio di quello che può essere la prestazione professionale. L'equo compenso per medici e odontoiatri si traduce anche in un miglioramento del servizio e dell'assistenza a favore dei cittadini, precisa Alessandro Bonsignore, presidente dell'Omaceo di Genova e della Federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri della Liguria. La legge sull'equo compenso, se estesa a tutti i professionisti, medici e odontoiatri, potrebbe essere una grande occasione di tutela della salute dei cittadini. È infatti innegabile che negli ultimi anni questa concorrenza al ribasso, che in alcuni ambiti medici ha avuto luogo, ha preso campo, va a detrimento della tutela di salute del cittadino, perché va a penalizzare la qualità delle prestazioni erogate. E quindi nel momento in cui noi si dovesse riuscire, grazie alla collaborazione con i parlamentari e senatori che oggi hanno partecipato al nostro tavolo di lavoro, a introdurre il criterio dell'equo compenso anche nella professione medica, noi faremo innanzitutto un regalo ai cittadini, cioè riusciremo a garantire loro una qualità della prestazione che non può che essere, diciamo, in qualche modo vincolata anche a dei parametri di natura economica. È chiaro che nel fare questo tuteleremo anche quella che è la dignità e il decoro della professione, e quindi con una operazione legislativa che noi riteniamo deontologicamente imprescindibile andremo ad ottenere due risultati: tutelare la salute dei cittadini da una parte e tutelare dignità e decoro della professione dall'altra. Particolarmente costruttivi i contributi della senatrice Erika Stefani e dei deputati Matteo Rosso e Francesco Ciancitto, che hanno partecipato alla riunione del gruppo di lavoro presso la sede della FNOMCEO per valutare le possibili modifiche della normativa contenuta nel disegno di legge 901. Un impegno confermato a conclusione dell'incontro dall'onorevole Francesco Ciancitto.
Intanto ringrazio la Federazione dell'Ordine dei Medici Odontoiati di averci invitato a questo tavolo di lavoro insieme all'onorevole Matteo Rosso e al dottor Claudio Lollobrigida. È stato un tavolo importante perché abbiamo visto alcune cose, norme che devono essere attuate, un decreto ministeriale che deve inserire anche le prestazioni mediche e odontoiatiche. Dobbiamo estendere la legge anche alla professione dei medici e dobbiamo garantire prestazioni di qualità in medicina ed un equo compenso ai medici e agli odontoiati che eseguono le prestazioni. Solo in questo modo possiamo dare una risposta seria ai nostri cittadini di una sanità di qualità e ai nostri colleghi di avere un equo compenso quando il compenso stesso viene pagato da strutture terze. Si è svolto a Vicenza, nella storica cornice di Palazzo Cordellina, il quarto incontro nazionale della rete di progetto EcoFood Fertility. Al centro dei lavori il tema della salute riproduttiva ed ambientale, su cui si è concentrato il progetto che rappresenta ormai un'esperienza unica nel panorama internazionale. Grazie alle ricerche condotte da un gruppo di specialisti che operano presso il CNR, l'Istituto Superiore di Sanità, ASL, l'Università e altri istituti scientifici, si stanno aprendo scenari del tutto nuovi e promettenti nell'ambito degli studi sul rapporto ambiente-salute. Dalle relazioni e dagli interventi dei partecipanti è stato confermato che il progetto si sta sviluppando in maniera sinergica con tutti gli attori del territorio ed oramai abbraccia aspetti oltre che medico-scientifici, anche ambientali, educativi, agroalimentari e di giustizia ambientale, in direzione della Global Health. Temi questi seguiti da sempre con la massima attenzione dalla FNOMCEO, che ha promosso numerose iniziative di approfondimento sulla medicina ambientale e sull'impatto dell'inquinamento sulla salute pubblica. Da ciò l'apprezzamento espresso dal vicepresidente Leoni nel suo saluto ai partecipanti. Buongiorno a tutti, un caro saluto dalla Federazione Nazionale degli Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, dal presidente Filippo Anelli, ai presidenti che oggi conducono i lavori, Montano, Bertola e Micali, dell'Eco Food Fertility Project. È un evento veramente importante, un evento con una conclusione di studi multicentrici che hanno coinvolto oltre 100 ricercatori, 20 istituzioni e professionisti sanitari di varie specialità, dai medici chirurghi ai medici veterinari, da quelli che sono gli agronomi, ai biologi, agli genetisti, anche ai medici legali o gli esperti di diritto. Il diritto alla salute, il diritto alla salute dei cittadini e il diritto al superamento anche delle disuguaglianze in quelli che sono i diritti alla salute. In Italia purtroppo ci sono vari esempi in tal senso. Da Taranto, alla terra dei fuochi tra Caserta e Napoli, e adesso da un po' di anni anche nel Veneto, nelle aree tra Vicenza, Verona e Padova. Questi studi devono dare una luce scientifica con dei dati elaborati e pubblicabili e poi esportabili anche in tutto il mondo di quello che è stato questo disastro ambientale. Perché ci siano dei correttivi, perché ciò non avvenga più e soprattutto per sensibilizzare i politici che sono i responsabili poi della gestione della salute pubblica per quanto riguarda le azioni di macroeconomia che devono poi invertire la rotta di quello che sta accadendo. Noi siamo perfettamente in linea con quello che è l'articolo 5 del codice deontologico. L'odontologia medica, in poche righe, dà la sintesi di quello che è l'impegno del medico per quanto riguarda i diritti della salute, che passano attraverso anche il rispetto dell'ambiente e passano anche il superamento di quelle che sono le disuguaglianze. Si parla anche della comunicazione nell'articolo 5. La comunicazione è la diffusione dei dati. Dati importanti, frutto del lavoro di anni, di mesi, di notte e di weekend dedicati a quello che è la cultura e la scienza.
Buon lavoro quindi a voi tutti oggi. Comunicateci i vostri dati, noi come Federazione Nazionale saremo al vostro fianco per diffonderli con tutti i mezzi a nostra disposizione.